Bella a tutti ragazzi e bentornati da Luca7392. Ragazzi, bentornati sul canale. Oggi stiamo su Call of Duty Black Ops 3 e vi porterò la seconda missione della campagna. Riprendiamo la storia subito. Dove sono? Calmati, è tutto ok. Rilassati. Andrà tutto bene. Li abbiamo fregati. Ci siamo riusciti. Gli uomini supereranno sempre le macchine. Purtroppo hai subito ferite molto gravi. Sei stabile, ma non ti riprenderai presto. Chi sei? Sono io, Taylor. Forse è ora che ti svegli, non trovi? Acciaieria abbandonata. 11:30, 11 dicembre RPG! 2054. 11 dicembre 2054, ore 11:30. Le forze di sicurezza di Zurigo ricevono una soffiata anonima sul nascondiglio di un gruppo di terroristi. Purtroppo gli svizzeri fanno l'errore di sottovalutare la potenza di fuoco di quegli stronzi. Vengono colti alla sprovvista. E risultato? Il treno fa boom. Ricordi Diaz? Forse sì. Ti farà prendere confidenza con le nuove cose che puoi fare. Comunicazione, fratello. Dobbiamo sincronizzarci. Ehi, Taylor! Brutto coglione! Non ha sentito un cazzo. Se voglio parlarti, la DNI trasmette su un canale protetto. Non devo neppure pensarci. Ma sappi che non ti conviene apostrofare Taylor come ho fatto io. Concerebbe peggio di quei robot. Ok, vediamo se ci riesci, senza fare la fine di quegli svizzeri pieni di buchi come il loro formaggio. Perfetto, okay, ragazzi, eccoci in partita. Vai fuori tutti quegli stronzi. Grafica sempre notevole. Mi sta piacendo un botto sto Black Ops 3, ragazzi, con impressioni a caldo. Abbiamo un XR2, rapida automatica. Sembra un buon fucile d'assalto. Ok, uno l'abbiamo preso, molto bene. Eccone un altro. Preso. Ok, preso pure questo, molto bene. La grafica della campagna è sempre uno spettacolo, ragazzi, sembra sempre meglio dell'online. Però alla fine forse tra grafica campagna e grafica multiplayer non cambia molto. Non lo so, però io ho questa sensazione che la grafica della campagna sia sempre meglio. Non li vedo, ma dove stanno? Non li vedo più. Ah, ecco uno, sta qua dietro. Preso. Molto bene. Respingeteli. Se mi dici dove stanno, magari li respingo. Qua non c'è anima viva. Forza!
Vedo la via centrale. Non c'è mai una sola strada. In alto, in basso. Cazzo, sti stronzi qua si erano nascosti. Mortacci vostra. Bastardi, non li avevo proprio visti quelli là. Ok, questo è morto. Pure quello. Eccone un altro. Preso. Molto bene. Ma quello è Diaz. Sto mirino è figo, ragazzi, mi piace. Dovrebbe essere il mirino AQG o il mirino ricognizione, se non mi sbaglio. Non li vedo più. Ah, eccolo là. Vedo dei nemici. Ok, perfetto. Cazzo, granata. Mi pare che l'ho ucciso. Questo brutto vizio di ricaricare sempre, ragazzi. Prendo la via centrale. Non dovrei togliere sto vizio. In alto, in basso, a destra, a sinistra. Ogni soluzione ha i suoi vantaggi. Fuoco! Contatto là! Ok, andiamo. Informazioni essenziali per analizzare meglio il campo di battaglia. Passa alla modalità tattica. Come aprire gli occhi per la prima volta, eh? Ma che serve sta modalità DNA? Mica ho capito, ragazzi. Ma dove stanno? Ah, eccoli. Cazzo, granata. Sono nemici! Ah, eccoli. Fatemi sotto! Cazzo. Ci è mancato poco. Ok, mi pare che non c'è nessuno qua, li abbiamo uccisi tutti, se non mi sbaglio. Sì, infatti qua bene, non c'è nessuno. Sfrutta la mobilità avanzata, ci vuole un po' per prendere la mano, ma migliorerai col tempo. Provaci pure, ho scommesso su di te. Dai, Diaz, grande. Percorrere lungo le pareti, premi X mentre corri, eh? Vabbè, sì, ho capito comunque. Ah, dobbiamo andare qua. Ok. Corri sulla parete per passare dall'altra parte. Dai! Non male, qua. Recluta. Non male. Grazie, bro. Tattica evidenzia razzi, granate, altre minacce. Cazzo. In qualcosa lampeggia in rosso. È mancato poco e mi stendevano. Io non ho capito a che serve questa modalità DNI con la freccetta a destra. Non ho capito proprio a che serve.
Dove stanno? Non li vedo. Cazzo. Non li vedo. Ah, eccolo. Porca troia, ragazzi. Spero che mi abbia dato un checkpoint. Sì. Per fortuna mi ha dato il checkpoint. La modalità tattica evidenzia razzi, granate e altre minacce in arrivo. Qualcosa lampeggia in rosso. Scappa. Quello è un nemico? Sì. Era vestito, mi sembrava come gli alleati, questo vestito, quindi l'avevo scambiato per uno degli alleati. Dice premi la freccetta a destra per attivare. Non ho capito che a che serve questa modalità DNA. Modalità tattica DNA. Ah, forse per marcare i nemici serve. La granata. Fatemi sotto! Nemico ucciso, molto bene. Vai così. Sterminiamoli. Preso. Ah, eccolo là il bastardo. Preso. Ma sti proiettili sparano anche, cioè va, perforano anche muri, mi sembra. Perché ho sparato su una parete e dopo la parete ci stava il nemico e l'ho ucciso. Però io ho sparato sulla parete, quindi immagino che abbiamo in dotazione dei proiettili perforanti, molto bene. Intanto abbiamo ripreso un po' di munizioni. Vedi gli indicatori rossi e gialli, sono le zone pericolose. Per fuggire d'assalto. Granata, attenzione. Sono curioso di sapere quale sarà il COD del 2017, ragazzi. Cioè il prossimo nuovo COD dopo Infinity Warfare. C'erano delle voci che doveva essere ambientato durante la guerra del Vietnam. Sarebbe figo come COD durante la guerra del Vietnam. Non li vedo più, ragazzi. Ci sono rinforzi al camion. Cazzo. Cazzo, cazzo, cazzo. Ok, recuperiamo la vita. Vita recuperata, molto bene. Quello l'hanno ucciso. Pure questo noi l'abbiamo ucciso, molto bene. Questo fucile d'assalto mi sta piacendo. Appena lo sblocco sul multiplayer lo uso, mi metto a fare qualche partitozza. Vediamo come ci gioco. Anche l'ICR1 è figo. Infatti lo voglio sbloccare. Anche se l'arma che dicono che è più forte dei fucili d'assalto è il KN44, mi pare. Mi pare di averla detta giusta, non mi ricordo il nome preciso di quest'arma. Dovrebbe essere comunque KN44.
L'abilità tattica è condivisa da tutta la squadra. Se uno di noi vede qualcosa, lo vedono tutti. Anche attraverso le coperture. Grande uccisione. Perfetto. Ucciso pure questo. Dai che li stiamo a fare il culo, ragazzi. Da che là non c'è più nessuno. Aspetta, sì, ne vedo uno là. Infatti l'abbiamo preso. Preso. Mi servono le munizioni, ragazzi. Abbiamo pure sta pistoletta. Pistola MR6 semiautomatica. Perfetto, questo è ucciso. Morto pure questo, alla grande. Alle munizioni, riforniscici se necessario. Infatti l'avevo quasi finita. Un po' le ho prese per fortuna, non so dove, però ho un po' più di munizioni adesso. Riforniamoci di munizioni. Cazzo. Da dove sparano? Non li vedo. Stanno là in fondo, mi sa. Cazzo. Grande. Due li abbiamo seccati. Là c'è un terzo. Non mi può sfuggire. Dai, mi sto gasando una cifra, raga. Proprio figo sto Black Ops 3. La campagna forse mi sta piacendo più questa di Black Ops 3 piuttosto che quella di Infinity Warfare. Cazzo. Recuperiamo la vita. Porca troia. No, porca puttana. La modalità tattica è condivisa da tutta la squadra. Se uno di noi vede qualcosa, lo vedono tutti. Anche attraverso le coperture.
sta missione è lunga, mi piace che sia lunga, così almeno il gioco, se ogni missione è così lunga me lo faccio durare un bel po' sto gioco. Colpito direttamente in testa questo. Ok, ricarichiamo le munizioni che non ce n'ho più. Granata in arrivo, attenzione. No, non ci credo, raga. Porca puttana, ma come cazzo ha fatto a prendermi? Mi ha ucciso con un singolo colpo. La modalità tattica è condivisa da tutta la squadra. Se uno di noi vede qualcosa, lo vedono tutti. Anche attraverso le coperture. Scusate ragazzi, perdo sempre, solo che ho messo la difficoltà veterano per farmi durare di più il gioco. Però ogni coda a difficoltà veterano è bello tosto. Ok, vita recuperata. Non li vedo più, ragazzi. Oh, eccone uno laggiù. Eccone un altro là. Cazzo, granata. Distruggili. Ok, questo è morto. Vediamo di riuscire. Occhio alle munizioni. Volta. Riforniscili se necessario. Morto, ora è morto, non era morto, infatti. Cazzo, granata. Ci siamo pure riforniti di munizioni nel frattempo. Bene. Tutto. Cazzo, fammi riparare.
Ok, vita recuperata, ragazzi. Per ora non li vedo più. Ah, eccone uno. Dovrebbe essere morto. Cazzo, granata. Fammi allontanare. Non li vedo più. Dove sono finiti? Ah, eccolo. Ok, rifornito di munizioni. E ora andiamo a spaccargli il culo. Morto. Cazzo. Morto pure questo, molto bene. Rifornire di munizioni. Però non li vedo più, sono finiti? Agire con molti sistemi informatici, come ad esempio quelli delle unità robotiche più sofisticate. Sono un altro discorso, fratello. Quei figli di puttana hanno una mente collettiva. Prova a violare e controllare tutta quella roba. Pah! Addio cervello. Ma questi sono una passeggiata. Oddio, spettacolo, cosa sono? Prova a violare. Scopriremo che c'è oltre questo muro. Rilascia L1 più R1 per usare violazione remota sul drone. Facilissimo, no? Da quelle parti deve esserci un generatore. Distruggilo e la porta si aprirà come per magia. Ok, che dobbiamo fare quindi? Ma sì, facciamo esplodere tutto. Ok, prendiamo l'altro drone, spero. Certo, non resistono un cazzo questi droni. Con una granata ce l'hanno messo... Infatti devo stare attento a non farmi prendere dalle esplosioni delle granate. Vuoi vedere una cosa grandiosa? Distruggi quelle vasche.
Non li vedo più, ragazzi. Ah, eccolo uno sulle scale. Preso. Almeno mi sembra. Oh, grande, pure un trofeo abbiamo guadagnato, bene. Poi vado a vedere che trofeo è. Ok, questo è morto. Ora dobbiamo andare, dobbiamo proseguire per di qua. Questo drone cammina, bravo, facci il favore di funzionare. Perfetto. Cazzo, 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 granata. Che culo non mi sono fatto prendere. Saltare il generatore, così possiamo entrare. Temo che l'impulso EMP del generatore abbia affetto il tuo drone. Forza, andiamo! Perfetto, ragazzi, let's go. Dovremmo aver eliminato tutti i nemici, penso. Riforniscici ogni volta che vedi una cassa di munizioni. Meglio non sempre ritrovarsi a combattere senza proiettili. Vabbè, ovvio, bro, certo. Mi sembra logico. Bersagli, cazzo, secondo livello. Se ti piace combattere con stile, usa violazione remota su quelle torrette. Non riesco a vedere le torrette. Sfrutta l'ambiente, distruggi quelle vasche. Dotta, ma sto pezzo non è facile. Grande spettacolo, raga. Gli stronzi si sentivano al sicuro con le loro torrette. Cazzo. Cazzo. Fammi
ripristinare la vita. Oh, mica muore, perché non lo prendo? Ora penso di averlo preso, ragazzi. Ok, munizioni ripristinate. Porca troia! Vabbè, ricominciamo. Alla grande. Non li vedo più, usciamo. Gli stronzi si sentivano al sicuro con le loro torrette. Grazie. Sarà morto? Boh, speriamo. Devo ricaricare pure il fucile. Cazzo, ultimi 6 colpi, devo ricaricare.
cassa di munizioni dov'è? Qua non c'è, non la vedo. C'è un dino laser per fortuna. Cazzo, sto finendo pure i colpi per la pistola. Vieni fuori, bastardo. Oh, morto, grande. Abbiamo preso un po' di munizioni per il fucile d'assalto, buono. Il covo dei terroristi è più avanti. Una volta dentro, interfacciati con il terminale centrale. Scarica più dati che puoi. Ragazzi, faccio finire per ora questa parte della missione qua, perché sennò poi il video diventa troppo lungo. Quindi ragazzi, il video finisce qui. Io come al solito vi ringrazio per essere stati in mia compagnia. Vi ricordo di lasciare like al video, condividerlo con i vostri amici sui social network, commentate e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto. Detto questo, noi ci vediamo ad un prossimo video. Ragazzi, bella.